costituire un'associazione culturale per l'arte è nata dal piacere di un gruppo di persone di approfondire e allargare all'esterno un fare arte e un fare cultura che privilegino la ricerca, il lavoro collettivo, le infinite possibilità di integrazione creativa tra le più varie forme espressive, pittura, scultura, musica, poesia, recitazione e forme di rappresentazione le più diverse tra loro, supportate dalla invenzione di nuove dimensioni organizzative e comunicative. La scintilla è stata la manifestazione Nasce da Dentro, svoltosi a Palazzo Venezia nella primavera dello scorso anno, in collaborazione con la Sovrintendenza di Roma. Una manifestazione che ha visto l'instancabile intrecciarsi di immagini e scenografie, di eventi musicali e di teatro. Il nome dell'associazione, Ipazia, è nato da quelle immagini di scienziata ribelle del IV secolo d.C., che Roberta Pugno aveva collocato come il secondo dei due fuochi, il primo era Giordano Bruno, nella scenografia ellittica della mostra Nasce da Dentro. Ipazia, stendardo su Piazza Venezia e copertina di un catalogo d'arte, diventa ora simbolo di una ricerca estesa a molti che nasce dal rifiuto del costituito e che vuole cercare nell'irrazionale, anzi, forse, nell'irrazionale femminile il suo nucleo dirompente. È in questo percorso che abbiamo incontrato lo scrittore Adriano Petta e allora studiando, discutendo e inventando siamo arrivati fino alla costruzione di quel breve evento scenico del 21 novembre alla libreria Amore Psiche, realizzato per la presentazione del libro appunto di Petta, Vita e sogni di una scienziata del IV secolo. Ora questo laboratorio d'arte varia sta lavorando per promuovere l'avvincente libro La pietra nera e il guardiano di Ur di Silvia Chiodi e Giovanni Pettinato. Riporto dall'ultima di copertina di questo libro. Nell'Iraq, sconvolta dalla guerra del Golfo, tra militari, studiosi e ladri di tombe, due straordinarie scoperte archeologiche si trasformano in un'avventura pericolosa e inquietante. Ci piacerebbe farne una presentazione abbinata ad una mostra di artisti provenienti dal Medio Oriente. Ma intanto sui pazzi è uscita per l'editrice Klinamen un nuovo libro, breve con un lunghissimo titolo, Ipazia, donna colta e bellissima fatta a pezzi dal clero, scritto dal filosofo John Toland nel 1720 e tradotto da Federica Colonna, che è tra noi e salutiamo. Ebbene, Toland quasi 300 anni fa diceva cose molto nette sulla Chiesa, da una parte e sul valore del sapere della donna dall'altra, perché le donne, dice, non hanno certo pochi motivi per stimare se stesse, e ciò anche perché è esistita una donna così poliedrica ed incredibile distinzione come Ipazia, per cui gli uomini devono vergognarsi, oppure perché costoro, i sicari istigati da Cirillo, erano mostri che uccidevano in una sola donna l'umanità intera. Ma l'impegno prima dell'associazione è stato promuovere la petizione che chiede che il film Agorà di Amenábar trovi distribuzione anche in Italia. Ed anzi abbiamo una notizia dell'ultima ora da una giornalista di My Movie che la Mikado Film farà uscire Agorà alla fine di aprile. È nostra intenzione creare in collaborazione con altri soggetti culturali ed istituzionali una proiezione in anteprima seguita da un dibattito pubblico.
Riprendendo dall'inizio sulle finalità, quello che sintetizzando abbiamo chiamato il rifiuto del costituito ci porta ad aprirci a quanti lavorano per esprimere qualcosa di proprio e che vogliono sperimentare un approccio collettivo con l'idea che il gruppo aumenta le varie identità, non le indebolisce. È il vita tua vita mea, contrapposto al mos tua vita mea, alla logica razionale che dice che se vengo anch'io ti tolgo qualcosa, contrapponiamo, se vengo anch'io porto qualcosa di nuovo e magari ti seduco. A questo proposito vogliamo ricordare un altro evento, il debutto dell'orchestra di Sole Donne del 41esimo parallelo allo studio dell'Auditorium Parco della Musica il 20 dicembre scorso. Un incredibile organico di 17 donne diretto da Stefano Scatozza, tra cui Lucia Iagnello, che sentiremo tra pochissimo. Parecchie sono le idee e i progetti su cui stiamo lavorando. Intendiamo dare forma pubblica a breve alle riflessioni avviate all'interno del gruppo iniziale e speriamo arricchite da nuovi contributi sul secondo elemento del titolo dell'associazione, l'immagine e il pensiero. Cos'è l'immagine? Cos'è il pensiero? Discorsi difficilissimi. Allargare la bibliografia raccolta in questi mesi su Ipazia e il suo periodo storico è un nostro progetto preciso, trasformandolo in una vera biblioteca d'Alessandria dedicata all'arte, a quell'arte che non conosce pregiudizi e religioni, proposta che intendiamo continuare a sviluppare anche nella dimensione cinematografica. Ci vogliamo far accompagnare da una ricerca etimologica che riguarda tutte le parole e i termini stimolanti che via via incontreremo, per evidenziarne la storia, le radici spesso assai sorprendenti, i suoni e le immagini che sottendono. Aspettiamo da voi suggerimenti, integrazioni, proposte. Concludendo, ma alla fine ho lasciato forse le cose più importanti, voglio dire che tutto questo ruota intorno ad un'idea molto chiara di arte e qui stralcio subito una definizione dallo statuto, esattamente dall'articolo 3. Un'arte intesa come espressione di fantasia che nasce dalla dimensione umana più profonda, come attività creativa che realizzi capacità di immagine e pensiero proprie di una nascita dell'essere umano naturalmente sana. Come cercare, come proporre quest'arte che si lega alla ricerca del profondo? In due forme universali, mi viene da dire, proprio del rapporto interumano, la forma collettiva dello svolgersi delle varie espressività e la conseguente dimensione rappresentativa teatrale di quanto si va a proporre. Ma ora, prima di lasciarci andare alla musica del Lutterwise Trio con Diana Torti alla voce, Lucia Iagnello alla tromba e al flicorno e Paolo Tombolese alla tastiera, io insieme a voi ho il piacere di invitarvi ad avvicinarci al buffet che ci è stato gentilmente offerto dalla direzione dell'Estro Bar, questo ristorante, bar con annesso albergo, unico, penso sicuramente a Roma, in quanto ha fatto dell'arte il suo core business. Quindi avviciniamoci pure al buffet e poi riprendiamo questa nostra serata con i nostri amici per ascoltare della splendida musica. Grazie.